Salute a tutti! Le ingombranti bucce di anguria che, puntualmente, finiscono poi nella spazzatura, mentre potrebbero essere riutilizzate in tanti modi, semplici, utili e divertenti. L'anguria, infatti, è uno dei frutti più apprezzati della stagione estiva. Fresca, dissetante e con pochissime calorie, è perfetta per rinfrescare ogni momento della giornata. Ma cosa fare con le bucce dell'anguria? Possiamo riciclarle in cucina con creatività. Vediamo come. Con un coltellino a punta finissima separiamo la parte verde dell'anguria da quella bianca, per ricavarne delle sfere a grandezza di una ciliegia. Cerchiamo di ottenere delle sfere più tondeggianti possibile. Ottenute le nostre finte ciliegie, le mie pesano 250 grammi. Lascio mole cuocere 10-15 minuti fin quando non si saranno ammorbidite. Mi raccomando, non fatele cuocere molto oppure non otterrete il risultato desiderato. Devono essere morbide come vedete nel video. A quel punto metto 500 g di zucchero a sciogliere in un pentolino con 500 ml di acqua. Con 150 g di sciroppo di glucosio che serve a non far cristallizzare lo zucchero. Porto il tutto sul fuoco. Ai primi bollori conto precisamente 2 minuti e spengo. Tuffo le finte ciliegie nello sciroppo per 24 ore, cercando di tenerle sotto al livello dello sciroppo. Io mi sono arrangiato come vedi nel video. Il giorno dopo, alzo le sfere dal liquido e rimetto lo sciroppo di nuovo sul fuoco al primo bollore. Conto con precisione sempre 2 minuti. Io per mie esigenze ho cambiato la pentola, ma non c'è bisogno di farlo. Spengo il fuoco e rituffo la finta ciliegia nello sciroppo per 24 ore. Questo processo va ripetuto ogni 24 ore. Ma potete accelerare i tempi anche ogni 12 ore, questo dipende dal tempo che avete,
va ripetuto fin quando non avrete ottenuto uno sciroppo denso come il miele. Mi raccomando, non andate oltre, perché lo sciroppo potrebbe solidificarsi. Come vedete, lo sciroppo inizia ad addensarsi. È passata quasi una settimana da quando ho iniziato la canditura delle bucce d'anguria. Il processo è un po' lungo e serve a far perdere tutta l'acqua della frutta scelta ed assorbire tutto lo sciroppo. Ormai siamo arrivati alla fine della canditura e il risultato è questo. Se preferite potete lasciarle così. Io ho usato del colorante per ottenere delle finte ciliegie rosse e verdi. Amici, se vi è piaciuto il video, condividilo con chi ami. È bello per me e importante per lo sviluppo del canale. Non sarà difficile per te, ma sarò molto felice. Iscriviti, attiva la campanella per essere informato sui nuovi video. Vi auguro una felice estate, piena d'amore e tutto quello che il vostro cuore desidera. A risentirci al prossimo video. Ciao, a presto. Ghiaccio tra le ricette, piatti tipici e tradizione, su fatto tutto in casa di Giovanni, c'è sempre una nuova emozione. Dalla colazione alla cena, ogni momento è speciale.